blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Questa è la grande Billie Holiday che ci canta la luna. Perché? Perché fino ad oggi, ed è tempo di vacanze, per questo ne parliamo, le mete sono ancora quelle tradizionali, vale a dire relative al globo terracqueo, ma non dovrà passare molto tempo a che noi si possa anche prendere in considerazione una vacanza sulla luna. Ne parliamo con Stefano Giovanardi, astronomo. Giovanardi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Dunque, può sembrare bizzarra la notizia, ancorché l'argomento che stiamo trattando, ma ha un fondamento preciso, no, Giovanardi? Beh sì, è bizzarra sicuramente, ma è fondata sull'annuncio che è stato fatto ieri da una ditta inglese che si chiama Excalibur Almaz, di cui francamente non avevo mai sentito parlare prima, e che si occupa però di diciamo, missioni spaziali commerciali. Non è certo l'unica, anzi ce ne sono ormai una decina in tutto il mondo, fra cui un'altra in America, la Virgin Galactic, di cui si è già sentito parlare più spesso, che organizzano o stanno almeno tentando di organizzare viaggi turistici nello spazio. Questa dell'Excalibur Almaz è una mossa che spinge l'obiettivo decisamente più avanti, perché l'idea è di portare turisti niente meno che sulla Luna. Sicuramente l'abbiamo sognato tutti di andarci sulla Luna, io stesso un diretto ce lo farei volentieri. Sì. Però chiaramente non è un'impresa da poco, neanche per una compagnia privata arrivare a fare tanto, perché si tratta di una missione complessissima. In fondo non a caso c'è ancora tanta gente che ritiene che sulla Luna non ci sia mai andati, nemmeno negli anni 70, sì, con la NASA. Ora vedremo se una ditta privata effettivamente sarà in grado di mantenere la promessa, perché loro sparano abbastanza forte, nel senso che dicono che entro il 2015 forse saranno già in grado di effettuare i primi voli appunto con i primi turisti verso la Luna. C'è da sottolineare un aspetto, ed è che loro non promettono di portarti a mettere i piedi sulla Luna, ti ci portano in orbita intorno. Si tratta quindi di sorvolare la Luna orbitandogli intorno in una maniera molto simile a quello che attualmente stanno facendo gli astronauti nella stazione spaziale internazionale, che gira però intorno alla Terra. Quindi si tratterà di andare vicino alla Luna, girargli intorno e godersi, ecco, naturalmente questo... uno spettacolo notevole. Certo, questo è il nodo della vicenda, Giovanardi. Perché? Sì. Perché ovviamente nutre ancora il sospetto che sul suolo lunare non vi sia ancora messo piede da umani. In sì, quanto la vacanza verte, come è successo a Dennis Tito, vale a dire uno dei sei multimilionari che hanno vissuto questa esperienza, è stato il primo in assoluto, questo 61enne che ha passato 9 giorni in orbita, ha pagato 20 milioni di dollari e poi si è sottoposto ad addestramenti vari, insomma ha soggiornato 3 settimane presso il Gagarin Cosmonaut Training Center vicino a Mosca, e poi dopo è andato al Johnson Space Center della NASA Houston. Insomma, mi sembra un'operazione terribilmente complessa. Lei dirà però un'esperienza del genere vale la messa, no? Come si diceva per Parigi. Ma non lo so, che dice? Tutto sommato forse lo direi, però è vero che prima di poter affrontare un viaggio del genere, specialmente persone che appunto sono turisti, quindi non sono astronauti di mestiere, avranno bisogno di un periodo di addestramento di almeno 6 mesi prima di fare il viaggio. E poi la durata stessa del viaggio non è trascurabile, non è una vacanza come potremmo immaginare, che ne so, per le ferie d'agosto. Si sta via per 6-8 mesi intorno alla Luna e poi si ritorna. Quindi alla fine questa cosa porta via ben più di un anno intero. E tra l'altro porta via anche una grossa somma da un portafoglio notevolmente... ricco di disponibilità, perché il biglietto all'inizio costerebbe non meno di 124 milioni di euro. Hai capito. E se poi questi voli avranno successo, ammesso che riescano a farli veramente, si prevede che in una decina di anni il biglietto costerà la metà, ma sono sempre 50 milioni di euro. Quindi chiaramente non è un viaggio per tutte le tasche, sicuramente non le mie. Certo. Essendo lei astronomo, è l'ultima persona alla quale io posso rivolgere questo mio quesito, ma non è anche una grandissima rottura di scatole stare 6 mesi dentro un modulo spaziale? Che ne dice? È una domanda più che legittima, perché
effettivamente qui stiamo parlando di una forma di turismo ancora più che estremo, perché bisogna vedere, diciamo, date per buone tutte le difficoltà tecniche dell'operazione, una volta che si riesce davvero a partire, che cosa si fa per 6 mesi intorno alla Luna da turisti? Va bene le foto, va bene tutto quello che si possa immaginare di guardare ogni dettaglio del suolo lunare, però senza toccarlo, perché non si scende, senza poter prendere un souvenir, tra virgolette, una roccia lunare qualsiasi. Infatti c'è una rivista inglese che parla di questa di queste missioni appena annunciate, ne parla più quasi come delle missioni di esplorazione private, quasi, che non quasi come dei fatti turistici. Insomma, bisognerà trovare dei turisti decisamente disposti a notevoli sacrifici, sia economici, sia di tempo e di allenamento, sia poi anche per la permanenza in orbita. Le attività, insomma, possibili non sono tantissime. Oltretutto, la tecnologia di cui dispone questa compagnia è sostanzialmente un mix di tecnologia sovietica e americana. Addirittura hanno recuperato delle vecchie componenti delle stazioni sovietiche e riadattate, come dire, ad albergo spaziale. Quindi il design è abbastanza curioso di tutto questo, sembra abbastanza confortevole, però non so appunto se... Beh, insomma, da quello che abbiamo imparato, Giovanardi, dai vari film, ovviamente tutti molto interessanti, è tutt'altro che confortevole. Trattasi di luoghi terribilmente angusti, cioè l'idea di passarci 6 mesi dovrebbe far riflettere. Indubbiamente sì. Anche per esempio le capsule Soyuz che portano gli astronauti a terra dalla stazione spaziale sono davvero dei luoghi strettissimi. Il nostro astronauta Paolo Nespoli, che è il più alto di tutti gli astronauti, ha sofferto enormemente il ritorno a terra, che avviene con enormi scossoni, rimbalzi e frenate bruschissime. Quindi non è precisamente un'esperienza di rilassamento questa vacanza. Senta, però... una curiosità, dato che ho l'occasione di parlarne con lei, che in merito è un'eccellenza, che vita fanno poi al ritorno questi astronauti? Cioè sono sottoposti, debbono sottoporsi a discipline particolari, cioè per uscire da un'esperienza del genere, oppure riprendono dopo un tempo relativamente breve una normale esistenza? Credo che in parte la risposta sia soggettiva, però di sicuro per tempi di permanenza nello spazio di cui stiamo parlando, quindi di diversi mesi, sia gli astronauti che sicuramente anche i futuri turisti avranno bisogno di un periodo di riadattamento alla Terra, cioè bisogna reimparare a vivere sul nostro pianeta dopo aver faticosamente imparato a viverne fuori, perché il corpo si abitua a un regime di assenza di peso e di conseguenza moltissimi fenomeni biologici del nostro corpo vengono alterati, a partire dalla circolazione, dalla calcificazione delle ossa che diventano più fragili. Quindi ci vuole una terapia di riabilitazione e in certi casi anche psicologica, serve anche un supporto psicologico per rimettere piede a terra, tra virgolette. Si può anche andare via di testa, Giovanardi? Cioè psichicamente può esserci qualche alterazione importante? Forse sì, ora non sono io in grado di dirlo, però sicuramente ci sono delle testimonianze abbastanza interessanti su questo piano, relative soprattutto agli astronauti dell'epoca sovietica, che hanno tra l'altro stabilito i record attuali di permanenza nello spazio continuativa, rimanendo lassù in orbita intorno alla Terra anche per più di un anno. Molti di questi, tornati a Terra, intervistati in materiali che solo successivamente sono stati rilasciati dalle autorità russe, hanno fatto delle dichiarazioni sorprendenti, tipo c'era chi affermava di aver sentito delle voci nello spazio, dei versi di animali, addirittura si parlava del latrato di un cane e probabilmente c'era un complesso di colpa nei confronti di Laika, la famosa cagnetta, certo, la cagnetta che era stata lanciata nel 57 dai sovietici, non era certo tornata indietro. Certo. Oppure altre forme di presenze o di suoni provenienti dallo spazio. Qui probabilmente la psicologia c'entra parecchio, anche perché è difficile che esistano veramente fonti sonore così nitide, così evidenti, certamente non viventi, esterne al nostre. Non ci sono animali che fanno i loro latrati nello spazio, anche perché lo spazio è vuoto e se anche ci fossero non li sentiremmo. E non ci ascolterebbero, certamente. D'altra parte, se vogliamo dare un suggerimento ai
potenziali turisti in ascolto per missioni come questa, non solo di prenotare fra un po' di tempo il loro viaggio verso la Luna, ma addirittura aspettare proprio il 2025, intanto per dare tempo a questa Excalibur Almaz di fare un po' di esperienze, perché bisogna vedere se sono veramente capaci di fare questo business spaziale, ma d'altra parte nel 2025 per chi avesse davvero l'occasione di andare sulla Luna potrà assistere a uno splendido eclisse, un'eclisse che da Terra sarà un'eclisse totale di Luna, ma per la prima volta forse qualcuno la potrà vedere questa eclisse dalla Luna guardando verso Terra, e allora vedrà un'eclisse totale di Sole davvero strepitosa, in cui il Sole si nasconde dietro il nostro pianeta e la sua luce filtra intorno al bordo della Terra, lasciando una coloratura rossastra che circonderebbe il disco del nostro pianeta, ed è lo stesso rosso che noi vediamo proiettato sulla Luna nelle eclissi di Luna. Bello, questo è molto interessante, questo è molto bello. Questa è la prima cosa inedita che ascolto in merito. Questo accadrà nel 2025. Sì, cioè. Sì. Di fatto, diciamo, ogni volta che c'è un'eclisse totale di Luna, io leggevo anche qualche tempo fa che da altre fonti, da altre ipotesi di missioni, si parlava di quell'eclisse del 2025 come potenzialmente la prima eclisse di Luna che potrà essere vista da qualche uomo sulla Luna. E forse questi inglesi avranno l'opportunità di realizzare davvero questo sogno, chi lo sa. Bello sarebbe, questo sarebbe veramente molto bello. Comunque noi ci salutiamo con il consiglio e l'invito che mi sembra il più terreno di tutti. Prima di andare sulla Luna scopriamo qualche meraviglia della nostra Terra che ci è a tutt'oggi sconosciuta, e poi magari no, quando ci avanza del tempo e del denaro, cosa che ovviamente relegheremo ai nostri posteri, perché non credo, perlomeno per quanto mi riguarda, lei è molto giovane, non credo che ce la faremo, ma comunque ecco, prima di una cosa del genere, no? D'altra parte, diceva Giovanardi? Dicevo che se qualcuno comunque ha intenzioni serie, vuole prepararsi a conoscere meglio lo spazio nell'attesa che salpino le prime navicelle turistiche per lo spazio, può venire a scoprire, a conoscere meglio sia la Luna che il resto del cielo da noi al Planetario di Roma. Certo, ecco appunto. Dove si trova il Planetario di Roma? Lo ricordi, Giovanardi? Sì, si trova all'Eur, dentro il Museo della Civiltà Romana, ed è aperto tutti i giorni tranne il lunedì. Presto, dal 30 giugno, sarà aperto la sera, perché inizierà la nostra Astro Summer, quindi una stagione di 2 mesi piena di attività serie, un orario serale per guardare le stelle, i pianeti e le meraviglie del cielo. Ecco, questo già per gli appassionati è un ottimo indirizzo. Poi per quanto riguarda il guardare le stelle, ci pensa anche Monti e compagnia cantante, quindi lo potete fare anche in attività diurna. Giovanardi, grazie, buon lavoro e a presto per altri argomenti così interessanti come quelli trattati stamattina. Grazie mille, arrivederci. Grazie a lei, Stefano Giovanardi, astronomo. Andiamo ancora dentro la Terra? Go! Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Sono le 22:17 in Italia. Sono le 15:17 a Houston. Sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Radio Città, il programma della capitale.